Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovissimo video di Acquari Low Cost. Questo video volevo fare un aggiornamento del piccolo acquarietto senza luce, con luce naturale, e che all'inizio era anche senza filtro. Adesso, avendoci messo le orange e le red crystal, ho pensato di metterci un piccolo filtro, che è quei filtrini che ho comprato ultimamente. Questo perché, comunque, per sicurezza, visto che comunque ho deciso di metterci delle caridine a cui tengo molto, quindi per sicurezza ho messo un piccolo filtrino interno con spugnetta, e però diciamo che comunque niente, in estate sicuramente comunque lo avrei messo, quindi ho pensato di anticipare e metterlo un po' prima. Perché comunque in estate, in un acquario con acqua stagnante, le temperature alte farebbero comunque, creerebbero comunque una carenza di ossigeno notevole. Di conseguenza ho deciso di metterci un filtrino in modo da, insomma, facilitare un po', diciamo, la vita, soprattutto anche appunto la flora batterica. E niente, e quindi scongiurare eventuali problemi appunto in estate. Detto questo, vediamo un attimino gli aggiornamenti. Come vedete, si stanno sviluppando un pochino di chiocciolette, perché da quando ci ho messo le caridine ovviamente do più mangime, e di conseguenza questo è un primo segnale che insomma il numero di chioccioline potrebbe anche andare bene adesso. Però, insomma, bisogna stare attenti con il cibo, perché è un attimo a ritrovarsi un'infestazione di chioccioline. Questo però è anche un po' un esercizio che vi permette di capire poi le quantità esatte di mangime da dare sia ai pesci che ai gamberetti, eventuali gamberetti in un caridinaio. Niente, vediamo un attimo le piante, che in realtà sono cresciute un pochino, perché comunque questo, se vi ricordate, ho fatto un video in cui, dove lo allestivo, facevo vedere l'allestimento, e si tratta di un video che, se non sbaglio, è di dicembre 2017, per cui questo acquarietto in pratica ha 3-4 mesi, quindi è di sicuro maturo. Infatti ovviamente ho fatto i controlli prima di inserire le caridine, e ovviamente non ci sono né ammoniaca né nitriti, quindi il ciclo dell'azoto è ampiamente finito, e quindi pronto ad ospitare i primi organismi. Però dicevo che, appunto, essendo comunque un acquario che ho fatto a dicembre, comunque c'era poca luce, le giornate erano corte, per cui le piante non sono cresciute tantissimo. Però un pochino sono cresciute, soprattutto la Najas, il willow moss, che piano piano sta cominciando a crescere ora, e non è tanto un problema di temperature, perché sono tutte piante che ho scelto per stare bene anche a temperature basse, ma è soprattutto un fattore di luce. E la Najas è cresciuta, c'è uno stelo che si è bloccato, e come vedete aveva iniziato a ricrescere, ma evidentemente c'era qualche problema. E cosa ha fatto la pianta? Ha fatto crescere un nuovo germoglio, cioè un nuovo stelo, che vedete quello verde, e che è quello che, insomma, dove la pianta si è sviluppata. Quindi questa è probabilmente una caratteristica anche delle piante, che in pratica quando si pota uno stelo, a volte capita che abbiano dei blocchi per qualche motivo, e poi, insomma, sviluppano lo stelo, il germoglio, in una parte bassa dello stesso stelo che sta marciando nella parte alta, e la pianta riprende a crescere. Come vedete, infatti, la pianta sta benone e cresce bene. Poi ho messo un pochino di lamna, perché mi è arrivata insieme alle caridine, e ho deciso, anche se è una pianta che non amo per niente, perché è comunque infestante, però in questo caso, essendo comunque un acquarietto che ha bisogno di piante, ho deciso di inserirla e vedere come va. Per il momento è in fase di adattamento e non sta ancora prendendo. E
E niente, diciamo che appunto è una pianta che comunque anche con temperature basse se la cava piuttosto bene, quindi ho pensato che ci stava e poteva far parte di questo allestimento la lamina. Per il resto i gamberetti stanno tutti piuttosto bene, infatti sono contento. E niente, appunto dicevo che la nagia si è cresciuta abbastanza. Però, insomma, ora che le giornate stanno allungando, ovviamente l'acquario sta prendendo e le piante stanno crescendo. Che altro dire? L'unica roba che volevo farvi vedere poi per finire è questo effetto pioggia che si crea sul tappo, che adoro. Come vedete, è proprio una riproduzione della pioggia alla fine, perché comunque l'acqua si condensa. Ritorna in forma liquida e si condensa e poi cadono le goccioline, un po' come in natura sotto forma di pioggia, per cui è proprio un acquarietto naturale, del tutto naturale, con anche effetti insomma simili alla natura. Vediamo come andrà nei prossimi mesi e noi ci risentiamo per un prossimo aggiornamento. Ciao a tutti!